Con oltre 23.000 preferenze alle regionali in Abruzzo, pari al 4%, Azione ha eletto come consigliere l'ex sindaco di Roseto degli Abruzzi, Ennio Pavone, che ha ricevuto 2.682 voti. La sua elezione segna un momento importante per Azione, dimostrando che il partito ha consolidato la sua presenza e il suo impatto a livello locale e non solo. Azione e Pavone porteranno soprattutto l'esperienza, Pavone soprattutto l'esperienza acquisita in tanti anni di amministrazione pubblica. Sono stato sindaco della città di Roseto degli Abruzzi, rivesto adesso il ruolo anche di consigliere e delegato della provincia di Teramo e sono più di 30 anni che mi occupo di amministrazione pubblica. Ecco, quello che è il nostro credo politico, credo che sia chiaro, quindi noi saremo in consiglio provinciale e regionale a valutare quelle che sono le proposte che arriveranno. Alle proposte positive daremo voto positivo, alle proposte che consideriamo non positive daremo voto negativo. Abbiamo parlato molto di sanità, per esempio in questa campagna elettorale, di trasporto pubblico urbano. Ecco, questi sono dei temi sul turismo, sono tanti temi ovviamente che interessano la collettività regionale. Certo, quello della sanità è uno dei temi principali da affrontare perché quello è uno di quelli più vicini ai cittadini. Quindi come fare per ridurre, cercare di ridurre le famose liste di attesa, la mobilità passiva. Ecco, su questi temi, se ci saranno delle proposte da parte della maggioranza che vanno su questa linea, noi sicuramente li sosterremo. Questo risultato non solo rafforza la posizione di Azione in Abruzzo, ma pone anche le basi per future campagne elettorali, dove il partito potrebbe ambire a un ruolo ancora più influente, soprattutto in vista delle prossime elezioni amministrative, ma anche europee. Azione è un partito che ha dimostrato con le elezioni di Pavone, ma soprattutto con il risultato complessivo in provincia di Teramo del 7%, il 4% a livello regionale, che è un partito che esiste, che è radicato nel territorio e quindi anche per le prossime elezioni amministrative con 23 comuni che andranno al voto solo in provincia di Teramo, ma poi ne avremo tanti altri all'Aquila, a Chieti, a Pescara. È un partito che appunto porterà avanti le sue candidature sia da sindaco che a consigliere anche negli altri comuni dove si vota a giugno e poi abbiamo la grande sfida per le europee.